sono Luca, in arte Generic Animal. Ho questo progetto solista da ormai un anno e mezzo. Ho sempre suonato, suono da quando sono piccolino, ma sono sempre stato un po' un accessorio, ho sempre suonato il basso, la chitarra. Invece l'anno scorso ho avuto un po' questo strippo di chiudermi in camera e cominciare a scrivere con dei testi di un amico, un po' in segreto. E niente, da lì è nato Generic Animal. Il nome è un po' legato a uno dei mille disegni pastrocchi che ho fatto in passato, a cui avevo dato un nome. E niente, poi però in realtà mi ci sono affezionato tanto, ho creato un po' quello che è il mio immaginario, una mia cosa. E senza pensare di proiettarlo, ho detto, boh, voglio solo giocare un po'. Avevo mollato l'accademia, non c'avevo niente da fare, ero preso malissimo, ma avevo questo fuoco nel ventre. La cosa è successa in realtà per la prima canzone, Broncio. Cioè, questo testo esisteva, era così il purgatorio dei test. Parla di sua figlia, era una tematica che non voleva affrontare con altre cose e con altre dimensioni. Mi fa, guarda, voglio che ci provi tu, facciamo, fallo. Senza, in realtà non ci siamo mai visti fisicamente per fare queste cose, quindi è stato proprio molto, anche impersonale, proprio il tieni. Poi ci arriverai, tienilo, poi ti spiego cos'è, facci qualcosa, poi ne parliamo, se ci piace, eh. Ho cominciato così, in modo distaccato con Broncio, e poi invece con i testi successivi, in realtà è stata una cosa in concomitanza, proprio tipo te lo mando, fai il pezzo, se va bene, se ci piace a tutti e due. Te ne mando un altro. Però invece in questa dimensione mi ci sono ritrovato, è una cosa tutta mia. E con i testi di Jacopo, boh, ho avuto questo piglio subito. Col primo disco c'era, anzi, poteva magari sembrare un po' una maschera il fatto che comunque sono testi di Jacopo Lietti, quindi invece era comunque importante, ma non avevo, come dire, in mente ancora di scrivere delle cose mie. Ero tipo, boh, faccio un disco, vediamo se riesco a farne un altro perché voglio, ho la volontà, ho dei pensieri da esprimere, lo faccio, se no, no. Mi sento di sicuramente appartenere a qualcosa, cioè mi sento comunque, non so, il fatto magari di lavorare con alcuni artisti, ma di comunque avere una matrice comunque melodica, cantautorale, non per forza tradizionale italiana, cioè o non legata a quella tradizionale italiana, però mi fa sentire il cantautore indie di un certo tipo magari. Ho preso tanta autostima, poi sempre in modo velato, però proprio a livello così, cioè mi sento cambiato proprio a livello caratteriale, c'ho un po' più di ossa, un po' più di. E quindi capisco anche come ho capito cos'è meglio per me in delle situazioni per adesso almeno. Poi magari cambierà anche questa cosa. Solo per metterle se ci sei te, sono un ragazzino elegante. Grazie a voi.